che mai no, non potevamo non potevamo. Buonasera a tutti. Buonasera. Leggero ritardo dovuto al fatto che ovviamente siamo a caccia di mh, situazioni di notizie che arrivano da Milano, dal, soprattutto dalla TAO Hotel, ma anche da altri eh, hotel milanesi dove si incontrano i dirigenti vari delle società, nel caso del nostro, del eh, Pescara. Eh, giornata che ci aspettavamo di, di questo tipo, eh, nel senso che, anzi, l'aspettavate soprattutto anche voi, perché le, le notizie che si, si rincorrono sono davvero molteplici. Luna che smentisce l'altra, come spesso accade, Luciano, perché eh, prima un'operazione si dà per fatta, poi invece un pastino indietro, poi magari cambia completamente. Però è un po' nella logica di questo mercato che eh, fatecelo dire, fortunatamente questa sera le 23 ci abbandona e eh, ci eh, così proiettiamo direttamente su quello che è il campo. Che parliamoci chiaro, è anche la cosa che ci sta dando maggiore soddisfazione quest'anno con un Pescara davvero eh, stellare eh, e quindi. Meglio tornare a pensare di campo. Luciano, allora, per partire, innanzitutto eh, facciamo il punto della situazione su quelle che sono le operazioni che possiamo dare per fatte, eh, magari anche se non c'è la pubblicazione sul sito della federazione, sai dove mettono il contratto depositato, però quelle che possiamo considerare archiviate, in entrata. Allora, partiamo innanzitutto da Antonio Mazzotta che ritorna eh, a Pescara. Eh, la formula è diversa da quella che era già, trapelata nei giorni scorsi, quindi quella di un titolo definitivo direttamente per il Pescara. In realtà arriverà a titolo definitivo, ma formalmente sarà un prestito, di, un prestito semestrale con diritto di riscatto che ehm, per un patto di gentiluomini è un, diventerà un obbligo eh, a giugno. 300, 300. 300.000 euro l'ammontare triennale per il giocatore che ha già scelto la casacca, casa, sarà la numero 14. E già eh, ha contattato alcuni agenti immobiliari per trovare casa. Eh, preferisce anche questo gossip, come no, come preferisce no. stare in zona centrale. Ripetiamo: ha giocato sei mesi a Pescara nella stagione 2010-2011 con Di Francesco. Era all'epoca anche un azzurrino dell'Under 21. e eh, Giocò da pescarese una gara eh, amichevole qui all'Adriatico con l'Under 21. Probabilmente andrà a finire addirittura in via Petrarca eh, con una casa Mazzotti bella, eh, bella, bella via Petrarca ma pure a me piacerebbe una carta via Petrarca eh, Beh, bella certo, bella. si parla di affitto comunque non Beh. di eh, titolo ne definitivo se no, vogliamo no. mutuare il gergo del calciomercato questa è un'operazione ufficiale è stato depositato il contratto in Lega ripetiamo ehm, a titolo temporaneo ma è una pura formalità il riscatto eh, a fine stagione triennale del giocatore le altre operazioni fatte in entrata eh, non ci sono annunci ufficiali e non ci sono ancora i depositi eh, in Lega ma si tratta di Andrea Coda e di un altro ritorno questo eh, di eh, Pasquato andiamo con ordine Coda questa mattina ha lasciato Bogliasco non, eh, si, è allenato. non si è allenato ufficialmente in permesso ma è chiaro che eh, la trattativa condotta nelle ultimi, negli ultimi giorni stava sfociando in una fumata bianca eh, così è stato, dovrebbe legarsi con eh, un contratto di 18 quindi scadenza 2017, vale a dire lo stesso vincolo che aveva con la precedente squadra, che è la Sampdoria. È reduce da un infortunio al ginocchio, un'operazione, però era dato in. Se no, non sarebbe venuto a pescare in B. Assolutamente Partiamoci anche perché nella sua lunga carriera tra Odinese, Parma, Sampdoria, Empoli in una sola stagione ha giocato in Serie B ad Empoli, eh, Empoli che poi raggiunse la proprio in quell'anno, se non erro, l'allenatore era eh, Somma. Eh, dicevamo, eh, a dicembre era dato clinicamente guarito il giocatore, non ha visto il campo per eh, lungo tempo è passato Uh, ancora un mese e mezzo dovrebbe essere abile ed arruolabile, uh, sin da subito. È chiaro che ha bisogno di mettere minutaggio uh, nelle gambe. Però da Villa Stewart, dove uh, si è sottoposto all'operazione, hanno dato Stewart, tutto l'ok, okay. a, a Roma, sì, sì, esatto, romana, esatto molto, al professor molto. Mariani, che è il luminare italiano del, okay. del campo. Eh, sarà importante avere coda eh, il prima possibile al 100% perché, perché notizia di oggi, eh, lesione al flessore della coscia sinistra per Campagnaro Questa almeno due negativa. settimane di stop. Il che significa che per un giocatore che ha pregressi problemi, ricordiamoci anche la cicatrice al porpaccio e che comunque è comunque un po' avanti in età, se sono due settimane di stop probabilmente salterà certo. qualcosina in più, eh, almeno tre partite. L'altra operazione è quella che vi abbiamo anticipato eh, in esclusiva eh, nei giorni scorsi ed era il giro a quattro eh, Pescara, Juventus, eh, Livorno Pas e pasquato. Verona per eh, lo scambio Pasquale. Eh, Valoti eh, c'è da dire che c'è stato un tentativo di inserimento del crotone per eh, Pasquato, però la Juventus sembra Se rombe aver. Un bel crotone eh, eh, che poi cosa gli serve non si sa, però eh, eh. l'attacco è stato rintuzzato. Questo mh, va dato atto non solo al giocatore che aveva messo in cima. Alla lista il pescara non solo per un fattore ambientale, perché si era trovato benissimo fuori dal campo l'anno scorso in città, ma per un fattore principalmente tecnico perché è un pupillo di oddo: la stima è assolutamente ricambiata. Ricordiamoci che eh, nell'ultimo giorno del mercato estivo il pescara. Fece eh. di tutto per riportare eh, Pasquato eh, a Pescara su ordine, tra virgolette, ordine eh, di Oddo, solo che i problemi della famosa lista non permisero un nuovo comunque ingresso. Non giocherà, non giocherà Pasquato, giocherà poco. È un'alternativa perché eh, con Cocco che tutto tace e quindi resterà a Pescara, ricordiamo eh, che Sanzovini è andato via. Alle 23, eh, alle 23, Io non lo so, non lo so, voglio aspettare perché comunque... Dai, eh, tutto può succedere, eh, il mercato ce l'ha abituato, non solo per quanto ci riguarda, in generale abituato che può succedere può succedere, certo, succedere chiaramente vediamo, però vediamo. A, ad ora tutto tace sì. eh, dicevamo, eh, problemi di lista all'epoca, problemi di lista che non ci sono più perché il Pescara ha liberato molte caselle eh, Caprari che è diventato giocatore bandiera, Bunozza, Sansovini che è andato eh, via in prestito Valoti che farà il percorso opposto con il eh, Livorno l'ho eh, detto già a Bunozza che era scisso, eh, quindi insomma c'erano eh, caselle eh, lì si, è, si completa il cerchio, questo ripeto grazie anche al placet della Juventus e del Verona ed è qui una novità nella novità perché contrariamente a quello che sembrava fino uh, a ieri probabilmente Cappelluzzo potrebbe uh, andare via il, um, il eh. cartellino di proprietà del Verona che preferisce Ce chiaramente valorizzare il, il suo uh, giocatore a qualche richiesta però richieste in Lega Pro come forte in particolare l'Aquila, ma il giocatore ha espresso la volontà di restare in Serie B e quindi si sta parlando per un trasferimento a tit titolo temporaneo per Luca Forte. Luca Forte, Luca Forte. Allentella. di Cappelluzzo, che possa andare via, francamente. Tanto non l'abbiamo visto, quindi vabbè, ci, ci fa piacere che possa trovare spazio da un'altra parte. Ringraziamo, tornato al CEO, a, a dirigerci e quindi... Eh, sì. Lo, sì, lo, sì. lo segnaliamo, il cioè Tonto Donati che ci segue dalla regia, poi eh, ovviamente aperti tutti i tipi di canali possibili e immaginabili. Eh, da remoto Mauro di Matteo. Da remoto Mauro di Matteo. Da remoto significa che è a casa. È a casa è e a fa caso. un po' di coordinamento. Esatto, Ma è a casa effettivamente. Non è Matteo, Loris Bennato per la parte tecnica, operativa, eh, insomma è una squadra la nostra assolutamente, eh, anche numericamente eh, importante. Eh, Detto questo, uh, scrivete tutto quello che volete scrivere, apriremo continuamente delle pagine, soprattutto con Facebook, um, non so se riusciamo anche a vedere qualcosa, perfetto, adesso il CEO ci farà vedere anche la nostra pagina Facebook che conta, Luciano, facciamoci un po'. 12.500 fan. 12.500 fan che sono davvero... tanti. Attenzione, attenzione, attenzione coda ufficiale depositato il contratto però a titolo temporaneo, probabilmente la formula scelta è quella ehm, simile a quella di Mazzotta. Sì, sì, bello, eh. ecco, quindi eh, depositato Coda. ufficialmente. Notizia in diretta 18:30 30, 18:30 18 depositato il contratto. Coda e Andrea si chiama Coda. Andrea Coda, Andrea sì, Coda, Coda Difensore centrale, 31 anni, classe 76. 85 85, 85 85, scusa, quindi 31 anni li compirà quest'anno. Difensore centrale dal passato, eh, insomma, eh, bello eh, corposo, è un nuovo giocatore del Pescara. Formula. Ripetiamo, Lugiano, Quindi resterà in eh, il prestito, prestito temporaneo 6 mesi. 6 mesi, quindi poi ci sarà il patto, presumiamo, perché stiamo vedendo il. L'ufficiale di Lega, insomma, il ecco. deposito negli uffici della Lega. Quello che conta. Sapete la famosa porta che si chiude, quello che conta certo. in realtà più che gli annunci ufficiali dei vari eh, siti del Pescara, della Sampdoria o di qualsiasi squadra. Sì. Conta il deposito. Ricordiamo quel giocatore famoso svizzero, Casami, esatto. Kasami. Sì, annunciato, strannunciato, poi non, non era stato depositato. depositato e quindi Coda non, è, non è valeva. Coda dire che mi ha depositato. La formula di sei mesi? Della serie, poi non lo so se ci sono accordi tra le parti, però eh, tu vieni a pescare, siccome non giochi da parecchio tempo. Io ti, ti valuto. Se stai bene, ok. Se non stai bene te ne torni da dove sei venuto. Mi sembra: a meno che non ci sia qualcosa eh, dietro eh, tra le società, però noi non, eh, non sappiamo. E poi comunque se dovesse arrivare la promozione in Serie A, come tutti quanti ci auguriamo, scaramanzia a parte, però diciamo lo stesso. Eh, poi insomma cambierebbe tutto in casa Pescara, perché noi siamo abituati a parlare di mercato in chiave Serie B, però poi è ovvio che tutto. Eh, cambierebbe no? un anche un giocatore come Coda. Nel caso della Serie A potrebbe essere: non lo so, fino a que, fino a, se, se è recuperato sì, ma se no, insomma, cambia, tutto, cambia tutto: come cambierebbe tutto per la Padula Caprari, perché oggi ne abbiamo sentite di ogni. Eh, però, in caso di promozione, poi voglio vedere. Quello che non piace a me, però, Massimo. Sì. E eh, voglio anche dito, la tua dito. opinione: il fatto che ci si eh, rivolge sempre all'ultimo giorno disponibile quello Questo del è. difensore. Era un problema noto, richieste a mezzo stampa fatte dallo stesso Otto, addirittura ad ottobre. Possibile che ci si ritrovi il primo febbraio con la telenovela? Possono, come posso non essere d'accordo con te, eh, hai ragione. Mi sei, pro, probabilmente, ecco, volendo fare un po' un'analisi sulla, sulla vicenda. È chiaro che il Pescara sapeva di dover fare poco, fortunatamente in questo mercato, e quel poco lo doveva fare in determinati ruoli, uno di questi è il difensore centrale. Probabilmente però arrivare a prendere un giocatore come Coda, anche se ha tutto eh, il, avuto il tempo aggiornato il sito, Vai, bravo, ricepisco bravo, le notizie dai nostri... Bravo. Quindi magari non sarà bellissimo vederti, vederci certo. smanettare, però purtroppo è così. E, dicevamo um, coda era un giocatore che fino alla fine la b non la voleva fare quindi magari 15 giorni fa 20 giorni fa quando il Pescara l'ha cercato coda con il suo procuratore speravano di potersi non lo so trovare una maglia diversa e poi alla fine ecco che l'ultimo giorno invece e poi ti si stringe un po tutto e che fai sei obbligato a scegliere e probabilmente non è nemmeno una scelta, così secondaria per Coda, arrivare a pescare nella terza forza della Serie B, una squadra che fa parlare di sé. Eh... Però è chiaro che sì, ci si poteva pensare prima come probabilmente nella logica anche del Pescara, che è la squadra più giovane eh, della Serie B, ci si poteva attendere cosa? Un eh, lavoro di scouting su qualche ragazzo di Lega Pro, soprattutto in quel ruolo. E su questo ci abbiamo anche qualche notizetta. Eh? Perfetto. Eh, da inserire in questo mercato, quindi a fare cioè per il quarto difensore centrale eh, si poteva pensare anche a un discorso di questo tipo, poi magari entrano in gioco le eh, questioni legate ad Oddo che magari invece avrà richiesto maggiore esperienza, però nella logica di squadra ci poteva attendere questo, so che il Pescara ne sta seguendo eh, seguendo tanti di, 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 di giocatori di quel ruolo ma anche in altri ruoli, nelle categorie inferiori i colpi eh, sono arrivati perché basti pensare alla padura a Melchiore negli ultimi anni eh, e staremo a vedere comunque, sì è vero, l'ultimo giorno però Luciano ti devo dire che quest'anno come non mai anche le altre squadre della cadetteria, ma anche di, di Serie A, eh, le operazioni le stanno facendo proprio alla e fine. Cioè, adesso per esempio non so di Cardi eh, dell'Inter che però oggi dopo ieri sera che ha sbagliato il calcio di rigore è uscita la notizia che addirittura nell'ultimo giorno di mercato poteva lasciare Milano. Magari è una butade, non si farà, però per dire come l'ultimo giorno poi si accendono eh, le fantasie dei presidenti, le, le, le pressioni degli allenatori, i procuratori che mollano un po' eh, sull'ingaggio, sappiamo tutti come va. Che, qual era la, la novità che la dicevi sul, sul difensore di Lega Pro c'era una notiziola, dicevi? No, sul monitoraggio eh. in, nelle serie inferiori eh. Eh, del Pescara. Innanzitutto, ehm, l'attaccante eh, della eh, San Benedettese, del quale vi abbiamo parlato anche. Eh, qualche tempo fa adesso mi sfugge mh, ho un voto di San memoria eh? sì, Sorrentino. Eh, esattamente Sorrentino punta. 95, punta, eh, è stato seguito in più circostanze. Piace molto. Eh, a Pavone è un qualcosa che si concretizzerà eh, a giugno però nell'opera di scouting di Pavone, Repetto, cioè, Ruffini, in giro, si incontrano in giro ragazzi della Paganese eh, ma anche qualcuno più vicino come il centrocampista del Chieti eh, Varone Barone. potrebbe essere un'operazione stile esposito ossia a sessione chiusa eh, si fa l'affare con decorrenza giugno per poi essere aggregato alla squadra ed essere San Marino, valutato centrocampista di eh, grossa qualità grossa qualità già 7 uh, gol quest'anno c'è però da dire che il Pescara si dovrebbe affrettare perché ha numerosi interessamenti certo. non solo in Italia ma anche all'estero e soprattutto una pista estera è molto e uh, non pensate, calda non pensate cari amici che Siccome arriva dalla D, no, il calcio è un po' è cambiato negli ultimi anni. Eh, Esposito anche arrivava dalla D, ma in questo Pescara si sarebbe ritagliato il suo spazio. Eh, la Padula è stato un fenomeno eh, in Lega Pro lo scorso anno, fenomeno in B. Eh, cioè, se i giocatori sono bravi eh, per moltissimi motivi possono non ritrovarsi nelle categorie importanti e magari arrivarci eh, più in là negli anni. Barone probabilmente è uno di questi, ma staremo a, a vedere. A eh, proposito di centrocampo, sì. eh, ricordate il famoso Maidat? Come già non? preso dal Pescara via Roma, eh? nulla quello di più... Eh? Quello del Brescia, esattamente, eh. classe 95 non occupava nemmeno un posto in lista, sempre via Roma che ha concluso l'affare dovrebbe andare all'Ascoli. All'Ascoli, ok, dagli amici ascolari. Dagli... Ma non è vero, sono <ride> amici. <ride> sì, <ride> dai bianconeri vicini di regione, eh, quindi niente a Anche loro grossi problemi My sul Dat. mercato, non os... vedi, per capire quello che facevo prima. Ascoli che aveva esigenze nettamente più diverse da quelle del Pescara con tanti problemi, squadra veramente da eh, riformulare e anche l'Ascoli si è ritrovato, nonostante una proprietà con tanti soldi, si è ritrovata a operarne negli ultimi giorni perché non è facile evidentemente. A proposito di Ascoli diciamo anche che eh, sì. sono, stanno tornando su Antenucci, Antenucci sul quale c'è anche Lizio. il eh, Foggia, si era parlato per il Pescara di Antenucci perché è un pallino di repetto certo. non dell'ultima ora guadagna tanto eh. chiaramente serviva una, la dismissione eccellente eh, di Cocco onerosa e non ovviamente in certo, prestito a, tanto anche per eh, pagare eh, poi l'ingaggio di, di Antenucci. che sta nome, facendo non... male eh? cioè in quest'anno credo non abbia fatto nemmeno un gol Cinque, se, non, ah, se però, però se forse vado ultimamente male. non gioca per detto nascimento però comunque non sta facendo grandi cose non sta facendo grandi cose soprattutto in Leeds il suo club nel quale c'è un altro italiano eh, che eh, Insomma, era entrato nel giro di parecchie squadre di Serie B. Eh, il centrocampista che stava al Sassuolo, aiutami. Bianchi, bianchi Anche lui, monitorato dall dalla ecco, Questo era un altro giocatore, lo ricordo proprio come mai. Questa dovrebbe essere fatta all'Ascoli squadra se, se, risur... se non mi, mi ricordo da male. Reduce da infortunio Bianchi, lo ricordo. Nell'anno della promozione del Sassuolo dalla B alla A, grandissimo campionato, anche, però lì evidentemente un po' tutti giocavano eh, bene, andate. So. Su commenti qualcosa del genere uscirà. Ci sono a... commenti, Bravo, così ehm... al ce li fa vedere anche e ve li fa vedere soprattutto. Sono... Il, il tempo di recuperarli anche perché poi c'è qualcosa che non è ancora sì. emerso da, da raccontarvi circa eh, il il Pescara è ovviamente è retroscena e una pista estera abbastanza, abbastanza calda calda su due fronti un attimo perché purtroppo... Ce li ho io, dai, ce li ho io, ce li io. Francesco Mantini, chi c'è a te? forza Pescara, buonasera a tutti. D dice Andrea Ambro, eh, vista l'indisponibilità di Campagnaro, se sa nulla del nuovo difensore centrale, è chiaramente un commento che è arrivato un po' prima di quando certo. noi insomma dicessimo, sì, è arrivato... Coda, l'abbiamo già detto, lo ripetiamo magari anche perché si fosse messo la visione all'ascolto soltanto ora. Siamo in rigorosa diretta, ricordiamo 18:42-43 eh, in questo momento del primo di febbraio. Secondo voi, e quindi sul difensore abbiamo risposto sempre Andrea Ambro, chiede: secondo voi, per la Padula e Caprari se ne parlerà a fine campionato oppure sono già della Juve tieniti la risposta sì. così completo ottimo lo scambio Valoti-Pasquato qualche ciliegina per la squadra si sa qualcosa, grazie sempre Forza Pescara aspetta che vado ancora un altro un quinto difensore centrale non sarebbe l'ideale, visti i problemi fisici di Campagnaro e di Coda che non è ancora in condizione di sicuro, sì, però a questo punto cioè, non è che si possono comprare pure 38 difensori e Enrico qua ci sono no... Enrico Angiolini buonasera, vorrei sapere se il presidente ha preso il difensore visto purtroppo la regola campagna Grazie Prescuato, un buon tornato e forte sì, confermiamo ancora una volta. Coda è ufficialmente il Pescara, il quinto difensore e se la Padula eh, Caprari già fatta con la Juve in discrezione. Allora, partiamo dal, dall'altro difensore, sì, che, il e, e Diciamo il quinto, che il Pescara eh, ha sondato eh, il Napoli per Luperto, Sebastiano Luperto, classe 96, uno... figlio? figlio? No. Non è ripode. figlio di Luperto giocatore del Lecce, allenatore de... poi della primavera. Esattamente de... degli anni ottanta, ma il suo omonimo ne fu un mentore perché Luperto gioca nella primavera del Napoli, ma è stato prelevato dal Lecce, aprendi. Eh, scoperto proprio dal eh, Luperto giocatore al quale ti eh, riferisci. Okay. Tu. È un Tutto ragazzo, salento, dai. Okay. È un ragazzo eh, molto stimato da Sarri che lo vorrebbe tenere in organico, quindi senza ulteriori uscite, difficilmente il Napoli se ne priva. Il Pescara ha sondato la pista perché piace questo eh, giocatore. domani Però... alle 14 ci parla Oddo intanto. Domani alle 14 parla Hotto. Appena comunicato dall'ufficio Stato. Poi magari presenteranno anche i nuovi acquisti nei, chissà, prossimi, chissà, chissà, nei prossimi giorni. Chissà, eh. Eh, la Padula Caprari. No, diciamo. la, allora, Quindi Luperto potrebbe essere questo difensore centrale, che ovviamente non conosciamo perché è giovane. Eh, io l'ho visto un paio di volte in tv eh, con la Primavera del Napoli. Mi è piaciuto sentire Se la primavera del Napoli. Vedi? Eh, ogni tanto mm. quando ognuno non c'è un tubo malattie. da fare, ognuno eh. ha le sue malattie. Comunque, quindi Luperto potrebbe essere questo ragazzo eh, sì, 96 da aggregare come quinto, soprattutto eh, perché sappiamo: no? Campagnaro fuori per due settimane, ma purtroppo i problemi fisici rimangono, quindi difficilmente, anche una volta che si sarà ripreso, giocherà tutto il, il girone di ritorno insomma quelle, le gare che restano di qui alla fine e perché comunque Coda arriva, magari è recuperato al 100% però non ha ritmo partita e, e bisogna cautelarsi, quindi Luperto fino alle 23 magari lo chiudiamo poi l'attacco la passiamo padula. al balletto, la Padula Caprari, Juve e quant'altri eh, ecco intanto è arrivato anche l'annuncio ufficiale da parte del Pescara eh. Per quanto riguarda coda, è ufficiale, okay. quindi okay. anche detto dal, dal sito ufficiale del Pescara Calcio. Eh, Balletto La Padura Caprali-Juventus: eh, eh, contatti eh, plurimi tra Sebastiani e la Juventus. La situazione eh, è questa: il Pescara non si vuole assolutamente impegnare in nulla di scritto eh, con nessuno. Eh, per i due giocatori, perché ha capito che la eh, valutazione dei due non può che bravo salire, bravo, bravo. Non, non può che eh, salire, e dunque eh, non conviene fare nulla di scritto. Può però lasciare una corsia privilegiata ad un club, si è inserito anche il Napoli, che si è detto disposto ad un rilancio per eh, la Padula e non per Caprare, oggetto di mire di Empoli e eh, Fiorentina. Quindi detto in Soldoni, i due mm. giocatori sicuramente resteranno a Pescara sino a giugno, questo è certo. Eh, va bene. Eh, non ci sarà, salvo nuovi colpi di scena, nulla di scritto, sia cessioni con poi prestito a Pescara fino alle 23 di questa sera. Il Pescara, però, eh, lascia una corsia privilegiata alla Juventus in ottica di giugno per entrambi i giocatori, sia Caprari che La Padura. La cifra complessiva okay. dell'operazione. Dovrebbe essere intorno ai 10 milioni di euro, valutati intorno ai 7 per la Padula e 3,5 per Caprari, comprensivi però poi di contropartite tecniche delle Io quali si... Sì. Credo che la Juve arriverà a Circa sì. Si parlerà più avanti sì, eh, sì. a giugno ed entrambi difficilmente resteranno alla Juventus e verranno utilizzati Quindi? in altre operazioni, in, in particolare Caprari-Empoli. Dove potrebbe esserci una mini colonia bianca azzurra a parte Giampaolo e Croce, perché in uno, una maxi operazione che dovrebbe imbastire la Juventus, con finestra giugno ovviamente per eh, Saponara, il prestito di Mandragora, Caprari e Cash per questo giocatore, tutto però è da vedere certo, certo, è da vedere certo. anche perché se il Pescara va in Serie A potrebbe essere eh, esatto, il disco che facevo tutto prima tutto cambiato come il Pescara in A cambia tutto eh, così hai risposto a San Donato. che attraverso il sito ci chiedeva appunto la padula ha la doppia cifra in milioni già da ora come valore di mercato avete sentito cosa ci ha detto Luciano Rapa, no. da solo no insieme a Caprari sì io aggiungo che in questo discorso la Padula, ok, corsia preferenziale riservata alla Juventus, però il Napoli è fortemente interessato alla Padula e aggiungo io la Lazio. Eh, sentivo in mattinata gli amici di Radio Radio, eh, Radio Romana informatissima. E, e, si, e sembrava insomma che eh, Lotito avesse eh, parlato con il direttore sportivo, no? l'albanese eh, ricordami il nome, Tare, Tare, okay, io ho sempre i vuoti, eh, contare e di interessarsi immediatamente. Quindi da stamattina alla padula. Siccome la Lazio lì davanti, qualche problema mh, sembra avercelo. Chissà cioè non è detto che la padula debba finire per forza, insomma, deve andare al miglior offerente se proprio deve andare via ti la dirò Pescara. di più. Uh... A quanto mi risulta, Tare ha telefonato anche ad otto. Vedi, pure a me ha telefonato, abbiamo parlato di parecchie cose. Ah, in, in pennese? S esatto. Sempre San Donato che sì. ci saluta, ben ritrovati. Ritenete giusta la decisione di vietare la trasferta a Salerno e qui quindi non stiamo parlando più di eh, calciomercato, ma è, è stretta attualità e quindi Luciano ne dobbiamo parlare. C'è uniformità sì. di giudizio secondo voi da parte degli organi competenti? No. no. Su queste decisioni influisce il peso politico e lega degli intralazzatori presidenti ne fattispecie fatti specie paparestrellano e lo tiene? Sì, secondo me. Avete notizie su cosa ne pensano al riguardo? Eh, ma nonno, perché devi usare sempre questi San Donato? Usano cose che poi possiamo cioè parole che poi possiamo eh, dire. Eh, cosa ne pensa riguardo il presidente Sebastiani e la società? Su cosa ne pensa la società? Al momento non è possibile parlare eh, con eh, il presidente, ma per ovvi motivi, eh, è il mercato, e quindi, insomma, davvero, lasciamogli fare eh, il, il suo eh, lavoro. Eh, su tutto il resto, certo, questa è una, una decisione, Luciano, che, che poi fa il paio con quella di Latina eh, di vietare la trasferta ai tifosi del Pescara. Purtroppo, eh, certo, anche con il Bari erano successe delle. Eh, le cose poco piacevoli, però, eh, ai Baresi non è stata vietata la trasferta di Pescara. Ma giusto così io sono assolutamente contrario a tutto ciò che eh, ferma eh, la diffusione del calcio, quindi la testa del tifoso. Questo, tutte schifezze eh, che non, non ci dovrebbero stare. Quindi, i Baresi sono venuti a Pescara giusto. 2.000, 3.000, venissero 12.000, però deve essere libero. Questo discorso, poi cioè, non andare a Salerno, io la vedo proprio una, una follia. Ricordiamo anche che è stato il Casmus ossia il comitato di analisi per, sulle manifestazioni sportive a prendere la decisione perché l'osservatorio l'aveva giudicata una partita, una partita sì. sì. eh, dal profilo eh, di alto rischio e quindi aveva rimandato la valutazione al CASMS tant'è, niente Biancazzurri al seguito eh, alla ricerca dell'ottava Uh, vittoria consecutiva e il Pescara lo farà senza tifosi il precedente... certo è che l'offerta di Salerno non sarebbe stata per... Uh... Eh, chi va in giacca e cravatta a vedere la partita no? parliamoci chiaro, è sempre una trasferta calda però eh, i gruppi organizzati sarebbero andati avrebbero potuto dare una mano alla squadra avete sentito Oddo che cosa ha detto dell'apporto dei tifosi proprio alla vigilia della gara col Bari che è importante, fondamentale eh, sentire il calore dei... e poi sappiamo che Salerno se no può diventare uno di, di quei campi che la squadra francamente anche se qualche buono ce l'ha non mi fa grossa eh, paura però sai tutto quell'ambiente Luciano sai la re è sempre uno stadio che incute, un po' di pressione, un po' di, di, di timore magari sull'albero, sul guardarino, insomma qualcuno dei nostri non sarebbe stato male, la reputo una schifezza. Ricordiamoci anche un'altra cosa, che il Pescara avrà due giorni di riposo in più perché la Salernitana gioca questa sera in trasferta alla Spezza, quindi c'è anche un viaggio non semplicissimo poi eh, da fare certo. di, per eh, tornare eh, in campagna. Eh, Salernitana che, però, ha bisogno eh, fortemente di eh, punti salvezza, certo. quindi sia questa sera che sabato venderà cara la pelle. Senti questa? Sentiamola. Dante bianco azzurro eh, che ci fa parecchie domande. Eh, speriamo l'arrivo di Pasquato. Sarebbe a mio modesto parere, un surplus di valore alla nostra coppia gol. Diciamo che Pasquato, l'ufficialità. Non è ancora arrivata non nemmeno il deposito, però dovrebbe essere fatta con valoti a Livorno. Esatto, a patto che non venga smembrata. Poi avrei sotto proprio una eh, suggestione, se volete alquanto fantasiosa, ma eh, certamente accattivante: dice Dante Bianca Azzurro. Lo scambio, lui dice, perché non fare uno scambio? Tutto salernitano, Cocco Donna Rumma, dite la vostra. Eh, se venisse Coda sarebbe pronto per giocare Coda viene, è pronto per giocare vedremo, ci saluta e poi eh, nell'eventualità Cocco dovesse andare via eh, che cosa si aprirebbe cioè ci sarebbe un attaccante da prendere però qua siamo nel campo davvero del fantacalcio sì, eh, anche perché Cocco non è operazione completamente da last minute se non hai un'alternativa calda Uh, già bella che è pronta quella potrebbe essere uh, Antenucci uh, Antenucci sembra indirizzato verso altri lidi però come diceva Massimo prima entro le 23 mm. uh, mai dire mai potrebbe succedere tutto però non ci risulta nulla su Cocco quest'oggi circa lo scambio Cocco-Donna Rumma se tecnicamente potrebbe piacere a qualcuno anche a me, e lo dico in tutta franchezza, dico anche che per questioni di logica societaria non verrà mai fatto. Non solo perché Oddo si è assunto la, la responsabilità eh, del trasferimento quest'estate dicendo che non faceva parte del suo progetto, ma soprattutto perché il Pescara non può eh, dare via. All'epoca lo diede al Teramo, che poi eh, lo girò la Sernitana dopo le note vicende biancorosse. Pescara non può prendere dopo sei mesi un giocatore pagandolo utilizzando come contropartita il suo acquisto più oneroso o quasi di questa sessione di mercato perché ricordiamoci che quasi 700 mila euro ha speso il Pescara per Cocco e quindi che fai dai Cocco pagato 700 mila euro per riprenderti un giocatore che era già tuo non è fattibile certo su Donnarumma poi i punti interrogativi restano perché comunque Vabbè, dai, con era il gemello di Non la avrebbe padula. sicuramente sfigurato. In non avrebbe sfigurato, però sappiamo che eh, fu una decisione presa, almeno a quanto ci hanno detto, dallo stesso Oddo. Una valutazione tecnica. Chiedo a proposito di valutazioni tecniche, ma di altro tipo all'amico Loris che ci segue eh, da dietro: se eh, tutto ok, tutto ok, Loris? Perfetto? Non ci sente. Vabbè. Con le eh. cuffie non ci sente, Nemmeno però accelgo. vi do un'altra inserimento, tutto, Del... okay? tutto in ordine. Una preghierina. Mancano due o tre numeri per fare 100 in uh, eh, contemporanea, siccome 100 su internet in diretta live eh, eh, non è pochissimo arriviamo ci siamo 96-97 qualcosa del genere dai dai dai, dai. diciamo anche che eh, inserimento, del per, adesso, Loris, inserimento del Teramo per uh, Forte lo chiede in prestito al Pescara il giocatore non vuole scendere ah, in teramo, Lega Pro forte. esattamente farebbero una coppia di Forti forte in attacco <ride> eh, eh, però sappiamo che i rapporti Campitelli-Sebastiani sono improntati alla massima eh, cordialità e collaborazione quindi va a finire che se non si concorda Concretizza il passaggio all'entella che sta per o che sta per dare via eh, Cutolo andrà ah. a teramo perché tra Teramo e l'Aquila. Eh, sicuramente sceglierebbe Teramo. Sceglierebbe teramo non, non fosse altro per, per la spada di Damocle della penalizzazione che potrebbe arrivare, esatto, se cancela. non erro, è arrivata. Forse. Insomma, c'è stata una, la sentenza e è... oggi, oggi forse. Prima a di andare in onda stavo vedendo qualcosa di sentenza. l'Aquila anche su Vitturini. Ma Vitturini eh, io credo non si muova da pescare perché ha anche un problema, non un problema, ma un, a scuola, parliamoci ah. chiaro, quindi deve completare. Dimmi. Domanda perché poi andiamo direttamente all'Ata ex, all Hotel Executive a Milano con un collegamento con un collega, Stefano. Uh, di Fulvio buonasera a tutti, mi spiegate il contratto che ha Benalì con il Pescara, saluti da Cambridge caspita uh, allora Stefano, il contratto del Pescara uh, Benali è molto semplice è in prestito con obbligo di riscatto del Pescara in caso di promozione in Serie A quindi se il Pescara uh, va in Serie A uh, è obbligato a riscattare il cartellino del uh, giocatore dal uh, Palermo eh, però lui sarebbe posso, contento lui sarebbe contento e vi posso dire anche un'altra cosa in, questa, in questo lungo mese di eh, mercato Repetto ha provato già a trasformare eh, l'obbligo in riscatto in riscatto 13 punti, eh, punti all'Aquila 13 punti di penalizzazione all'Aquila allora eh, aveva già provato a trasformare eh, l'obbligo in eh, riscatto vero e proprio in questa sezione, per ora non c'è eh, riuscito ma queste sono cose che si possono fare anche a eh, bocce ferme insomma, vogliamo provare ad mentre andare... tu provi a chiamare eh, appunto, facciamo una piccola divagazione, però dai, ci sta. Eh, comunque, è calcio abruzzese eh, l'Aquila, quindi 13 punti di penalizzazione il primo grado adesso tramite la legale Flavia Tortorella. L'Aquila eh, procederà ovviamente al ricorso a presentare entro l'8 di febbraio e, e si vedrà. Certo, eravamo partiti da 31, adesso siamo a 13. Se ne dovessero togliere altri 3 o 4, io credo che con 8 o 9 punti l'Aquila potrebbe eh, centrare l'obiettivo della salvezza. Non sarebbe male, intanto. Ma... Di Matteo dal remoto ci segnala che Alfredo Pedulla sostiene che, che dopo l'infortunio di Campagnaro il Pescara potrebbe prendere anche Magnusson, Magnusson dal Cesena pedullà, via Juventus. Dice Questo probabilmente poi bisogna sapere cosa si sono detti eh, in mattinata: Sebastiani eh, Paratici, non so chi altro c'era. Era, Era del, Paratici della il Juve. referente, c'era Paratici, Vabbè, quindi insomma, dopo Marotta è lui no? il, Beh, eh, eh, sì. eh, lui è il direttore sportivo e Marotta eh. è il direttore eh, generale. E quindi staremo a vedere certo Magnusson sarebbe un lusso perché eh, io lo considero davvero un ottimo difensore giovane ma un ottimo difensore però attenzione poi si potrebbero anche andare a rompere alcuni equilibri sappiamo che l'importanza del gruppo è uno spogliatoio coeso è molto importante certo. mettere troppi galli nel pollaio non si fa mai il giorno diceva un vecchio adagio e credo eh. che Certo. Eh, non sia certo. eh, chi chiamiamo? Chiamiamo Daniele Longo, centrocampista. Di, sì, centrocampista, eh, sì, sì. Centrocampista. centrocampista del Brescia. Eh, sto del impazzendo. L'ultima giornata, giornata di calcio: Il mercato è sempre punte? peggio. So, delle punte. già non, non sono 10. un fulmine di guerra tutti i giorni figuriamoci questo collega Comunque. di calciomercato.com Calciomercato e a Milano lo stiamo lo abbiamo avvisato, lo stiamo per chiamare, suona, eh, facciamo un'operazione di eh, Daniele. Eh. Buonasera e grazie per essere intervenuto qui in diretta con Pescara Sport 24 ti chiediamo le ultimissime eh, sul Pescara, dato che sei all'ATA eh, Hotel Executive per il tuo calciomercato.com, sei uno dei giornalisti che apprezziamo eh, di più noi qui a Pescara, sappiamo che sei uno dei Pescaresi fuori sede, mm, vogliamo insomma sapere da te se hai avuto modo di eh, appurare qualcosa in più. Diciamo che il Pescara e i tifosi del Pescara possono essere contenti eh, sia per quanto sta facendo la squadra in campo sia per quanto sta facendo la società fuori, nel senso riuscire a resistere a quelli che sono stati gli assalti. Intorno all'ora di pranzo gli agenti Davide Litti e Luca Pernacchi, gli agenti di Caprari, si sono incontrati con Daniele il presidente Daniele Sebastiani e il direttore generale Giorgio Repetta. Sul piatto naturalmente il possibile futuro di Caprari, un giocatore che piace molto, piace molto anche Gianluca Lapadula, però con la Juve non si è trovato l'accordo totale, anche perché i giocatori potrebbero avere una valutazione adesso, una valutazione ancora più grande, più forte eh, per, per giugno. Quindi ci si è, è lasciati con un accordo di massima per parlarne nei prossimi mesi, anche perché c'è già una squadra pronta ad accogliere entrambi, o magari uno dei due, e mi riferisco all'Empoli, perché la strategia della Juventus, come avete spiegato anche voi di Pescara Sport nei... Nei giorni scorsi, è quella di usare una delle due pedine per arrivare a, a Riccardo Saponara, che è il vero obiettivo per il giugno della, della Juventus, anche perché col Presidente Corsi la, la Juventus ha già raggiunto un accordo di massima. Il giocatore ha dato il eh, tradimento, eh, spesso il suo per arrivare a Torino a giocare con la maglia bianconera. Quindi attenzione all'evoluzione, però su entrambi i casi non, non la darei già per fatta. Sono, diciamo, sono stati bloccati dalla Juventus, ma non è un affare diciamo in direttura d'arrivo anche perché mi risulta essere più la padula l'obiettivo rispetto a Caprari Caprari piace molto anche la Fiorentina del di essere del Pradec, lo ha avuto la Roma, sappiamo che la Fiorentina a, a giugno dovrà fare dei, dei nuovi innesi sulla, sulla linea dei quarti, per dei tre perché Bernardeschi potrebbe partire perché ha diverse richieste, da tutte dall'essere quindi Caprari è un profilo che intriga molto. Posso raccontare anche un piccolo di di mercato: la Fiorentina aveva provato anche a bloccarlo fin da subito. Nelle diciamo, nel prime settimane di gennaio aveva offerto Bakic, una soluzione che non era eh, diciamo, stata apprezzata dal Pescara. Bakic poi è finito a una squadra di prima divisione portoghese. Notizia proprio dell'ultima ora: parte va bene l'ufficialità di coda e a breve arriverà anche quella di Mazzotta quindi che andranno a prendere il posto rispettivamente di Fiamozzo. e comunque cosa sarà il è riporto. arrivata Daniele, è arrivata anche l'ufficialità di Mazzotta e ha scelto il numero 14 perfetto ma, ma quindi sono due tentative che erano state chiuse nei giorni scorsi per quanto riguarda l'affare Pasquato abbiamo avuto modo di parlare con i ragazzi direttamente qualche minuto fa l'operazione. ai dettagli comunque possiamo darla già per fatta c'è questo scambio tra Valotti, che comunque anche se di proprietà del Verona, andrà a Livorno e prenderà proprio il posto di Pasquato, eh, che tornerà qui eh, a pescare dopo l'ottima esperienza avuta l'anno scorso. Attenzione a quello che l'operazione relativa a Forte. Sembrerebbe che negli ultimi minuti c'è stato un sondaggio da parte dell'entella, quindi seguiamola poi la pista Entella che potrebbe andare in porto. Per quanto riguarda Cappelluzzo e Cocco che erano altri due giocatori che sembrava. Potessero lasciare eh, il club bianca azzurro? Sembrerebbe, sono delle ultime discrezioni che dovessi, dovrebbero rimanere alla Corte di Massimo. Eh, Daniele, eh, per concludere e lasciarti al tuo lavoro, ci dobbiamo aspettare qualche nuova sorpresa? No, credo che il mercato di entrata sia abbondantemente eh, chiuso, anche perché, come, come ho detto, come ho sottolineato anche prima, la squadra avrà bisogno di pochi innesti e sono arrivati dei giocatori mirati. Coda comunque va a fare più o meno il terzo quarto la quarta scelta serviva un difensore di quel, di quel genere lì era stato proposto nella giornata di ieri Ligi che comunque si è accasato a vicenda quindi io credo che per quanto riguarda sia difesa che centrocampo possiamo il mercato di andata possiamo considerarlo chiuso occhio al mercato in uscita invece perché nelle ultime ore potrebbero arrivare delle cessioni Pescara ha detto che sia l'entrata del giocatore quindi l'entrata di Forte per quanto riguarda una cessione in prestito sta spingendo soprattutto Lentella vediamo se ci saranno le condizioni per, diciamo, affinché si concretizzi questa questa pista. Grazie, Daniele. Buon lavoro a te e al tuo calciomercato.com. Ciao Daniele, grazie a voi, Buonasera. Quindi, Daniele Longo ci ha dato eh, un po' di indicazioni. Io non sapevo fosse. Sì. Conterraneo. È, conterraneo, è conterraneo a mio parere, uno dei cronisti più preparati che eh, ci sono extra organi di informazioni eh, pescaresi sulle vicende del Pescara, e non solo nel suo caso. Certo, segue ovviamente il caso certo. a, a tutto tondo. Uh, vediamo, vogliamo ah. dare qualche altra. Mentre tu provi a sì. vedere se troviamo qualcuno, eh. che vogliamo provare a chiamare. Ma. Non lo so, suggeritemi. Tanto non risponderà nessuno. Eh, io partirei dall'alto per poi scendere dall'alto. Allora andiamo dal presidente. Io intanto recupero il, il nome. Lo chiamiamo così, eh. Live. Live, tipo Zanzara, senza accordi preventivi, quindi se risponde o risponde male, eh, non c'è nulla di, di concordato. Intanto, vi dico uh, una cosa: un retroscena che avevamo uh, scritto sì. anche sul uh, sito qualche giorno fa, lo Stoccarda che voleva fare a tutti i costi spese in Italia, prima Zukanovic. Uh, poi ne è andato alla preso. Roma: addirittura hanno eh, sprecato sette, i suoi agenti 700 euro in biglietti aerei perché hanno fatto retromarcia all'ultimo mm. e sì. sono andati a Roma a concludere con la Roma. E poi hanno preso Barba, ma lo Stoccarda, tramite alcuni intermediari, aveva eh, sondato eh, il Pescara. Non si può parlare attenzione di trattativa mai stata in essere, ma aveva sondato il Pescara per la disponibilità di Zuparic. E qui ci ricolleghiamo anche a quanto eh, dice spesso e volentieri Sebastiani. Eh, abbiamo tante richieste, e sottolinea sempre dall'estero per Zuparic: era lo Stoccarda che eh, non si era voleva interessato. Quindi, voleva Zuparic. Cioè no, era un aveva sondato di... all'inizio, solo che poi la valutazione è data da Pescara sempre tramite gli intermediari. Pari a un milione e mezzo ha fatto pensare ai tedeschi. Beh, per quelle cifre, magari ci metto qualcosa in più sopra e prendo un giocatore che ha un po' più di esperienza ad alti livelli. Ecco che poi hanno virato su altri mh, obiettivi. E eh, giusto per concludere la carrellata, mi ricollego a Zuparic perché giocava nel Cibaglia, squadra croata. Cibaglia nella quale gioca un obiettivo del Pescara che si chiama Dario Rugasevic, lo abbiamo scritto in uno degli aggiornamenti eh, di oggi, è un 91 terzino sinistro, va in scadenza eh, a giugno, sappiamo che il Repetto ha un asse caldissimo per Doliac Zuparic stesso, eh, Milicevic e quant'altri con l'ex Jugoslavia e con la Croazia in particolare. C'è il Bare anche sul giocatore, però per giugno potrebbe essere un giocatore eh, plausibile per il Pescara. Sempre che da qui alle 23 magari non estraggono fuori dal cilindro questo coniglio croato. Ad ora non credo, però proviamo a vedere se eh, sentiamo qualcuno. Andiamo. Proviamo, proviamo allora, in diretta allora, con il proviamo. presidente Sebastiani, altrimenti abbiamo altri collegamenti con colleghi o allora, sì, poi altro... abbiamo dei commenti che arrivano da YouTube, eh, vero che dobbiamo andare a... Andiamo con il Presidente, vediamo un po'. Tanto com'è che devo mettere viva voce. viva voce. Viva voce. Ovviamente. Suona. Squilla. Già è un passo in avanti. Presidente, buonasera. Oh. Massimo Lupacchini, siamo in diretta su Pescara Sport 24. Ti possiamo rubare un minuto o no? <ride> l'abbiamo fatta eh, così proprio veramente un minuto un minuto promesso ultimissime abbiamo detto di coda eh, de dell'ufficialità su Pasquato. Ufficiale, anche Pasquato ufficiale anche Pasquato noi al momento non ancora ci arrivava la, la, la conferma eh, dice qualcos'altro tu insomma su queste ultimissime che state portando avanti da Milano poi ti lascio a Luciano Rapa ci abbiamo forse qualcosina da far uscire, qualche giocatore, qualche giovane da far andare a giocare ma per il resto siamo a posto, dobbiamo far norma mm. eh, Ok, sul il discorso legato agli attaccanti, insomma, eh, come avevamo annunciato in pratica resteranno e questo si sapeva, ma eh, tutto il resto si riaprirà da, da giugno nel caso si dovesse riaprire con le squadre che sono interessate, no? Certo, ma noi abbiamo fatto una considerazione, la considerazione è quella di lasciare tutti quanti concentrati a, a cercare di, di portare avanti questo campionato nel migliore dei modi, e poi a giugno si Ok, una domanda da Luciano Rapa e poi come promesso davvero eh, ti lasciamo, sono in tantissimi a seguirci in questa diretta, quindi lo dovevamo ai tanti tifosi del Pescara. Luciano? Buonasera presidente, ha detto tutto, la Padula, Caprari e quant'altro. Cappelluzzo e forte, intella e? Eh, non lo so Luciano, perché Cappelluzzo e Forte sono due ragazzi giovani, molto molto bravi, e a me sinceramente mi dispiace anche. Eh, magari mandarli a giocare, però è chiaro che se stanno a pescare per non giocare è meglio che magari li vediamo all'opera, soprattutto eh, forte è un giocatore proprio del Pescara, Cappelluzzo è un giocatore forte sicuramente, ma è in prestito ma è forte è Luca Forte invece il nostro. E quindi invece di tenerli fermi o oh, a farli giocare poco e niente, forse sarebbe il caso di mandarli a giocare. Andiamo tranquilli che non ci saranno più sorprese da quelle 23 in entrata? No, no, è in entrata anche perché non sappiamo dove metterli, giocatori beh, il Poggio eh, degli grazie. ulivi è grande dai, grazie Presidente, devono lasciare lì a Pasconai giocatore. Hai ragione, grazie Presidente. Scusaci morire. per l'imboscata. Buonasera, eh. buonasera. Okay. ciao ciao, ciao. No. grazie ancora. Giuro, eh, era così, eh. non è che l'avevamo chiamato S prima, infatti insomma, si è capito dalla risposta. Mi <ride> ha detto, mi li rubate però. Vabbè, <ride> ah dai, eh, oh, però dai, almeno dato che il presidente Sebastiani, questo io la voglio dire, passa per antipatico, passa per uno un po', un po così non proprio aperto ai tifosi. Io vi assicuro, sì, poi magari non è che devo fare io il difensore di Sebastiani, che però in, come persona davvero... Uno sempre disponibile, sempre... vabbè, eh, l'ho detta, l'ho detta, io non, non sono di quelli che va contro eh, Sebastiani, ecco, mettiamola, mettiamola così, né da sportivo tifoso né da giornalista perché vi assicuro che negli anni abbiamo avuto sempre un, un buon rapporto anche quando da parte nostra le critiche sono arrivate e sono arrivate anche in modo eh, bello pesante quando ce n'erano forse le... le mie se le ricorda un po' di più di critica allora eh, sì, forse si ricorda le tue forse anche qualche critica non tua che però arrivava ovviamente dalla nostra eh, testata che poi comunque la nostra testata testata, che noi siamo testata eh, giornalistica eh, offrendo la possibilità a tutti quanti di Potersi esprimere, eh, ovviamente no, c'è cioè, chi critica, anche se non critichiamo noi direttamente, lo fanno i tifosi uguale. Detto questo, abbiamo ascoltato il presidente che ci ha dato quindi né Magnusson né cioè, chiudiamola. Io gli credo perché se no non l'avrebbe detto, quindi Operato, Luperto Magnusson, quinto difensore, non se ne parla per l'attacco Pasquato è ufficiale, noi non l'avevamo data ufficiale, no, fatta, mancava il deposito fatta. e l'annuncio, ufficiale Pasquato, ufficiale Coda, finisce qua il mercato in entrata del Pescara, da qui alle 23, ma io non credo alle 23, perché io sono convinto che... Eh, ripartano prima, alle se... 21.50 da ore al serio. Bravo, bravo, siccome ripartono prima, se il Pescara adesso si... Ehm, così, concentreranno operazioni in uscita, avete sentito forte... Ci tengono particolarmente perché del Pescara, Cappelluzzo, quello che dicevamo prima sarà anche bravo. Noi non l'abbiamo visto praticamente mai giocare se non in allenamento. Sarà anche bravo, ma è del Verona quindi. Sì, sì, sì della serie, siamo poco interessati, ecco, mettiamola così. Luciano, andiamo uh, su qualche tu di qualche cosa perché io poi recupero un po' di commenti di tifosi, eh. Ok, eh, io vi faccio un riassunto degli ex che si sono mossi. Eh, Vice, niente Sampdoria nei giorni scorsi si era vociferato l'interesse in della Samp per lui, niente da fare, resta a birra. giocare. Ah, no, vai. No, no. Eh, qualcuno avrebbe Beh. detto quello dei Knight perché andava a pescare sì, e piaceva fare sì, la dolce vita sì, resta comunque eh, in un calcio tra virgolette minore perché è passato all'Algarafa, sempre in eh, ara paesi Baico, arabi paesi esatto mentre per manuele blasi un altro degli eroi tra virgolette della serie a ehm... manuele gioca ancora a calcio blasi sì. abbiamo superato quota 100, 100 in contemporanea successione grazie e andrà a giocare eh, in un luogo che è molto molto bello a mio parere ischia sì sei mesi più eh, opzione proprio. per eh, rinnovo di contratto, ricordiamo che non è più di primissimo pelo, eh, Emanuele Blasi. Allora, tutti i commenti di YouTube li vado a prendere tutti. Eh, Avvicina il microfono. Ci dice William Marotto, ma speriamo che insomma, si sia sentito nel caso eh, abbiamo fatto il possibile. Nocerino, no, avete sentito il presidente Sebastiano. nocerino, eh, come nessun altro, arriverà a Pescara. Eh, qualcun altro ci saluta, poi c'è qualcuno che fa pubblicità in spagnolo, credo. Nocerino dovrebbe andare nel di USA a giocare, ci dicono sempre dalla chat di YouTube. La Ternana chi prende, dice Nick: eh, non, non lo so, mi, mi potete dire sempre l'amico Ternana. Voi di Pescare a Sport chi vuole prendere la Ternana, Luciano? Non so se riesci a trovare eh, qualcosa eh, riguardo la Ternana. Eh, e poi sì. Potremmo chiamare l'amico Marchetti di Sky Luca Marchetti, che è Ternano, grande tifoso della, eh, della Ternana. La ho Ternana fatto... stava facendo qualcosa in avanti, mh, sì. se, non, se non ricordo male, però era tutto vincolato alla possibile cessione di Ceravolo. Che non mi risulta ad oggi esserci fatta, no. Esser fatto, no. e ragazzi, ho fatto un contest. Ah, questa è la pubblicità. Va bene, ok. qui ne approfittano per fare pubblicità su Eh, non sono i soli va bene. Dicevi tu, poi devo recuperare un altro dato perché oggi ci dobbiamo anche un po' pavoneggiare. Pavoneggiare, nel senso voi chiamare anche pavone a tranello. No, Guarda, con Sebastiani mi sono avventurato con Pavone, rischiamo seriamente, innanzitutto che non risponda, ma se dovesse rispondere potrebbe essere anche un il Direttore, non lo so, ci può dire l'ultima no, la vogliamo dire un piccolo retroscena su Pavone? Simpatico, certo. Niente dillo di che. dillo. Eh, venerdì. Rifinitura del Pescara, eh, conferenza stampa di Oddo Prima della rifinitura, incontro con Orlando D'Angelo. Eh, Pavone, gli chiedo perché mi era arrivata la cosa di Mazzotta, però con un'altra formula: 100.000 euro in prestito. E, 300, e 400 di diritto di riscatto eh, a giugno gli sì. chiedo di Mazzotta, e eh, mi fa ampiamente capire che era una cosa inesistente che non l'avrebbero preso mai. Giardo proprio nel... eh beh, è il suo mestiere, però comunque eh, è, un, è un bravissimo direttore sportivo. Come lo è, a mio parere, anche Giorgio Repetto, perché non ci dimentichiamo, Verissimo. Melchiorri e la Padula. Che sono la più, una delle più grandi più svalenze terrati a parte eh, fatta. Chiorri, o che si farà la padura, sono arrivati entrambi a parametro zero, avevano tantissime richieste ma hanno scelto Pescara grazie alla lungimiranza di Giorgio Repetto. Repetto capisce di calcio come pochi, non lo dobbiamo dire noi, eh, Pavone è mh, più tecnico se vogliamo, però è davvero una eh, bella coppia che io mi auguro possa continuare a lavorare insieme per le fortune del Pescara, dicevamo del pavoneggiarci. Sì, una, un secondo solo, ah. rispondo all'amico Ternano che è ah, sì, sì, un fere. punto di riferimento anche per altri Le ci fere. fa piacere, eh, Santa Croce, svincolato il difensore eh, del Parma, ex, ex Parma, svincolato sì, eh. Eh, è uno dei giocatori papabili eh, per la Ternana a prescindere dall'uscita di Meccariello che piace molto al, Cesè, al Chievo. Al Chievo. Abbiamo superato adesso, le, siamo alle 19, le 11.000 visite uniche uh, sul sito, uniche, 11.000 IP differenti si sono uh, collegati sul nostro portale. Eh, per noi sono numeri un attenzione certificati da google analytics non. singoli computer insomma si, singoli computer cioè non sentrate, le pagine se entrate 12 volte in un giorno vale eh, uno sempre vale sempre uno nell'arco delle 24 ore Matteo Sborgia ci segnala anche Marilungo se parte Ceravolo per la tennana pagine 35.000 beh non male dai numeri certificati da analytics per noi sono eh, la soddisfazione più grande perché questo insomma è una passione eh, ovviamente cioè, non è certo, magari un giorno, chissà, fatela diventare voi qualcosa di più serio per noi. Vogliamo: visto che abbiamo sentito il presidente, sì. credo che eh, vi rimandiamo ovviamente a tutte le news che continueremo a mettere per tutta la serata aspetta, per ogni aspetta, minima aspetta, novità. Prima no, questa, prima questa, prima una cioè segnala eh, al ceo da, dalla regia. Mi manda insomma, sì. uno screenshot. Eh, sono tanti i messaggi che arrivano. Loris Mogino Mazzioli. Ci dice, ciao ragazzi, io e mio cognato Mirko, e io per questo vi abbraccio da adesso, vi stiamo seguendo entrambi in autostrada, in viaggio di ritorno da Milano. Loro sono in macchina, in treno, e non lo so dove, e tornano da Milano e ci siamo collegati solo ora. Mm. Ci potete confermare le ufficialità e darci ulteriori informazioni sulla padula e caprari, inoltre notizie di mercato per Bruno e Cocco. Grazie mille, un abbraccio. Lo facciamo solo per questo motivo, dobbiamo... Assolutamente sì. Dire, ridire tutto perché in tanti siete fate, fate arrivati adesso. Dividiamocene. Vai. Allora, eh, ufficiali Coda e Mazzotta, ufficiale anche Pasquato perché ce l'ha detto in diretta il presidente eh, Cocano, Sebastiani. Sì. Eh, tutti in prestito con diritto eh, di riscatto. Eh, Cocco e Bruno resteranno a Pescara. Si cerca di piazzare Capra, eh, Cappelluzzo. È forte forte, c'è l'entella in pressing, sì. ma anche l'interesse eh, del Teramo. Forte è un capitale del Pescara Cappelluzzo. No che è di proprietà eh, Chievo Valoti a Livorno. Per Caprari e la padula, lascio la parola a caprare e la padula sono due giocatori del Pescara fino a giugno, sicuramente. E, e poi si vedrà nel senso che eh, poi la Serie A magari potrebbe anche cambiare eh, tutte quelle voci che sappiamo di una possibile gestione dei due, magari alla Juve magari eh, mh, al Napoli eh, per adesso sono soltanto il Presidente Sebastiani ha parlato con la Juve, ha parlato con il Napoli ha parlato con non so quante altre società si vedrà, per adesso ce li godiamo noi fino alla fine del campionato che speriamo potrà eh, portare il Pescara dove tutti quanti ci auguriamo Alex Ferrux, vi prego se per caso dovessimo risalire compriamo qualcuno di decente. Basta figuracce, andiamoci prima. Lorenzo Marino, complimenti al presidente Sebastiani per aver trattenuto in biancazzurro eh, la Padula e Caprari. Sono molto soddisfatto di questa sessione di mercato e ora dritti verso il nostro obiettivo. Complimenti anche a Pescara Sport per il lavoro svolto. Grazie. Lorenzo Marino. Un saluto a Luciano da Roberto Di Lanciano da YouTube. Da YouTube, eh, scusate. Dai tempi della curva ne hai fatta di strada, complimenti a Forza Pescara, grazie ma non ho fatta poca. Siamo, siamo in centro a Pescara dalla curva eh, ah, dello dalla stadio, piazza. qua è poca la strada. Poi c'è MCF94P, c'erano voci su Cocco in uscita. Considerate le parole di Sebastiani erano solamente voci di corridoio? No, 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 no. ma infatti Sebastiani, attenzione, ha escluso che arrivi qualcuno, non ha detto che non parta nessuno, attenzione, eh. sì. quindi di, sicuramente Bruno resta a Pescara, Cocco, eh, siccome è un giocatore che finora ha fatto un gol... In tutto il campionato, non ci ha messo una nota finora in questa eh, stagione esaltante per il Pescara. Se dovesse arrivare un'offerta in queste ultime ore, è vero che il Pescara l'ha pagato 700 e rotti mila euro. Ma io credo che se dovesse arrivare adesso un'offerta anche molto, molto inferiore a quella cifra, e il Pescara si può riprendere qualche soldo e liberarsi di un contratto così oneroso però non meno per 500 mila altrimenti la, la, la minusvalenza a bilancio creerà molti, molti problemi. problemi ricordiamoci che il 16 febbraio c'è una scadenza importante che per è la quella, società è il 16, per tutte le società di calcio sì. professionistico il 16 febbraio è una di quelle scadenze dove bisogna pagare eh, tutti gli stipendi le, eh, le contributi IVA, insomma, tutto, deve essere tutto in ordine se no arrivano le penalizzazioni eh, quindi Ebbè, eh 500 mila a fronte di 750 eh, spesi quattro mesi fa, non è che parliamo di non è che 50 euro, 75 euro, qua parliamo di 500.000, mila, c'è cioè una differenza di 200, cioè perderci 250 euro eh, in quattro perderci mesi... Perderci i soldi, eh. Io non, guadagno, non li guadagno in tutta una vita, 250 euro, parliamoci chiaro. Quindi eh, staremo a vedere, può succedere ancora di tutto, certo è che sono le 19.22.21... Eh, adesso il mercato chiude alle 23. Se non si dovesse muovere eh, qualcosa, ora eh. anche perché non credo che se si eh, muova, Cocco il Pescara sia completamente immobile, nonostante le parole di Sebastiani. Anche perché vai ad affrontare il finale di campionato con sole tre punte, non solo con sole tre punte, vai ad affrontare il finale di campionato, caro Luciano. Questo è il mio pensiero con attaccanti diversi. Cioè, il Pescara ha costruito le sue fortune non con un centravanti, ma con la Padula, il Ben ali. adesso Pasquato, Verde. Me. Questi sono gli attacchi. Perché eh, ogni volta che Oddo ha voluto, Oddo ci ha provato non una volta, due volte, ci ha provato centomila volte a dare un'opportunità a Cocco non è che l'ha messo in panchina adesso l'ha messo in panchina, due partite però di tutti i nomi che hai fatto tu sia Verde, Benali se lo mettete trequartista, Caprari e Pasquato, oltre che la Padula di, di questi cinque uno solo può fare la prima punta e della Padula, se la Padula no, perché, ha un raffreddore una squalifica perché il Pescara gioca con una prima punta no, però ci sono partite e partite magari una prima punta in determinate circostanze male non fa Io sono e anche a livello numerico numerica, no, secondo no. me. Io sono di un parere, cocco, un parere un diverso eh, nel senso che questa è una squadra che sta giocando con degli attaccanti, non con un centravanti, non con una prima punta. Il meglio di sé l'ha dato sempre quando non c'era cocco. Eh, quindi, francamente, eh, ecco perché torniamo al discorso di Donnarumma. Allora, se siamo andati a fare tutto quel giro per poi andare a prendere Cocco, si poteva tenere Donnarumma, però è passato del tempo, sì. è inutile tornarci sopra. Io credo che se mh, così le mie paure si chiamavano Caprari e La Padura perché potevano arrivare sirene importanti, rimangono loro, eh, francamente, tutto il resto. Diamo anche una notizia dei cugini Frentani Per ora non, eh, no, per ora non eh, prenderanno alcun allenatore a squadra affidata a, a Maragliulo esatto, ex di Baroni si a Lanciano eh, che, che a Pescare attuale eh, primavera. Stanno valutando la situazione. Addirittura c'è anche un'ipotesi di clamoroso dietro front. Eh, detto questo: Giandonato Abruzzese di Casoli ex certo. Juventus, dovrebbe essere l'ultimo innesto dei rossoneri. Uh, Luchetto, la rosa del pescare è ottima, le operazioni di mercato fatte sono giuste, io però un antenucci dall'IZ lo prenderei eh, come vice la padura. Poi che ne pensa? Ecco, se tu mi dici, se tu mi dici antenucci, a aperto, un giocatore come antenucci, a braccia aperte, un vice cocco... Francamente se ne può, io penso che non, Ma Però non come, Tenucci, come caratteristiche, dice Cocco, se esce Cocco deve entrare una punta, a mio parere, questo era il mio discorso. Io penso di no, io penso che il numero è assolutamente congruo, perché c'è anche Pasquato, c'è Verde, è una squadra che eh, ha bisogno dell'entusiasmo per esprimersi, questa non è una squadra che può ragionare, può pensare, questa ha bisogno di fare gol e saltarsi e poi uccidere l'avversario. È accaduto... Eh, Praticamente sempre eh, così. Comunque eh, sì, su Antenucci mi sarebbe piaciuta, caro Lucchetto, ma Antenucci non verrà sicuramente a Pescara. Sicuramente dai, mettiamola al 99 99,99, non verrà a Pescara. Prendendo per buono le parole. Del di Presidente. Sebastiani, ovviamente. No, è eh, certo, ma noi di quelle eh, dobbiamo fidarci. No? Eh, sempre Milan vabbè, non lo riesco a leggere, ma Antenucci non dovevano prendere per cocco. Pasquato è ufficiale. Pasquato è ufficiale. Pescara c'era cioè il Crotone, no, no, viene a Pescara Pasquato. Eh, sicuro eh, dovevano prendere per Cocco Antenucci, ma in realtà ah, no, nel senso che Cocco per adesso non si muove. Eh, staremo a vedere. È difficile che si muova. Antenucci non verrà a Pescara. Il calciomercato dovrebbe durare mezz'ora. Eh, Ci vuoi venire a Pescara? Dice. Rent, vabbè, c'è cioè una foto che un po' non la leggo bene. Eh, il calcio mercato dovrebbe durare mezz'ora. Ci vuoi venire a Pescara? No, allora è stata la casa. Confermo, bellissima, una sintesi proprio ottima, ottima. Enrico GV, ma la nostra concorrente diretta Crotone, come si è mossa? Ha provato ad inserirsi per Pasquato, invano, perché Pasquato viene a Pescara via Juventus con Valoti a Livorno. Dire, Lo ripetiamo per La nostra concorrente eh, una diretta nuova... Crotone, come il Pescara. Non aveva bisogno di fare mercato, cioè il Crotone ha una squadra che finora, togliamo l'ultima partita, ha girato alla grandissima, come il Pescara ha girato su numeri impressionanti. Eh, quindi, come le operazioni del Pescara non sono state tantissime. Io credo che anche il Livorno faccia bene a non. Eh, Insomma, già che ti tieni quel Ricci, l'attaccante quel, eh, croato, insomma... Quel, ha restituito il... Tuncara alla Lazio, okay. che non aveva mai trovato spazio o, o poco più. Che okay, è finito? Doveva Andare passare alla Salernitana. A Salerno, ok. Eh, quindi... Crotone, credo che eh, abbia fatto bene a tenersi quelli che hanno, e poi oh, d'altronde è una rosa abbastanza. non abbastanza quella del Pescara è numerosa. Il Crotone. Cioè, tu, noi, noi, tu già... Ha ceduto in prestito al Crotone il difensore centrale, Bruno il Crotone all'aquila. Ah sì sì sì, questo l'avevo letta. Ehm, quindi il crotone che non fa operazioni, e tu dici, no, il Pescara toglie cocco dovrebbe prendere una punta, il Pescara ha una marea di giocatori, il crotone sta facendo quello che sta facendo con una rosa che è la metà del Pescara, parlo numericamente, non... Ed è per questo che io penso pagherà dazio perché mancano ancora 18 partite e non ce le scordiamo anche al Carpi dello scorso anno che doveva pagare Dazio invece poi ha eh, festeggiato insieme al Frosinone due squadre che certo non avevano organici chissà di quale eh, portata però vabbè dai, su, eh, ci, sta, ci sta io penso più nel Cagliari che li sta girando sempre eh, tutta bene ma comunque c'è quella famosa regola che in Serie B è stata insomma è valsa soltanto una volta credo quando c'era la Juventus in B perché la Juventus Juventus, Napoli e Genoa andarono tutte e tre in Serie A senza per playoff perché ci fu quel distacco no, superiore dalla tra la terza e la quarta classificato quest'anno, per come si sta mettendo potrebbe, chissà, succedere quindi Cagliari-Crotone ok, il Pescara dovesse adesso più 7 sulla quarta che è il Bari più 8 sulla quinta che è il Novara esattamente non sbaglio, eh, dovessero diventare 10 i punti, 10 punti il Pescara andrebbe in Serie a direttamente senza stare a guardare eh, Cagliari e Crotone. Vogliamo fare dei commenti finali con un altro sì, collega? Proprio sì. due Chi minuti, è? È? Orlando D'Angelo, Messaggero e, Corri e Gazzetta bene. Bene. dello Sport. Ci Proviamo bella. a chiamarlo. Ci, Ci aveva dato la sua disponibilità. Eh, collega nostro suona suona. Tu dove ce l'hai la cassa sul telefono? Cioè, dietro ce l'hai dietro. Dietro. quindi dovresti fare Guarda, fai una cosa, dallo a me ecco. ha deciso di non rispondere però segreteria telefonica e niente ci ha bidonato ci ha bidonato vabbè, vabbè dai diciamo che eh, mh, insomma quanto è successo abbiamo detto. Ehm, non lo so, Lucia, tu che sei collegato con vai un po' sul sito delle ufficialità lì della Lega se sì. c'è qualche novità. Io intanto eh, torno a fare il giro di Facebook e quant'altro, perché adesso dobbiamo chiudere. Ci sarebbe piaciuto farla eh, questa, questa diretta a fiume. Però capite bene che. Eh, non è semplicissimo con uh, i nostri mezzi, attenzione, non che non possiamo farla, anzi, ma ehm, nel senso che avremmo avuto bisogno di allargare il parterre um, di degli ospiti e sì. di parecchio, però parlando soltanto di pescare. Non, non, non era molto semplice, quindi speriamo, però abbiamo dato uh, quasi tutto, tra poco più di un'ora il Pescara riparte da... Um, Milano. Da Milano colpisce. Certo, eh. quindi il presidente Sebastiani l'abbiamo beccato e ci ha detto in anteprima eh, un po' di cose, Beh, quindi insomma, possiamo essere eh, soddisfatti sul sito ci siamo. Allora, vediamo un po'. C'è eh. un ultimo commento Da dove lo che prendi? Mi segnala eh, al CEO, credo YouTube. YouTube, vai, Sì. sì. Milanista Sansiro 99, è eh, quello di prima, sì. ma un altro terzino? L'hai letto già, non mi sembra? Non lo so, no, no, ci aveva scritto già in precedenza. questo. Ma un altro terzino, secondo voi era da prendere oltre Mazzotta? Siamo un po' contati dietro, eh, contando che Crescenzi è infortunato e anche lo stesso Mazzotta ha dei problemi fisici. Ci sono ancora in organico Vittorini e, e Di Nicola, uno terzino destro, l'altro terzino eh, sinistro. Se vale il discorso per l'attacco, dei troppi uomini potrebbe valere anche per la difesa o no, Massimo? La domanda che ci pone l'amico è legittima. Parliamoci chiaro: però, mh, non, vanno fatte anche delle, de, delle scelte, no? cioè nel momento in cui hai quattro difensori centrali, nel momento in cui hai eh, sulle fasce Crescenzi, torna a breve, sì, 15 Or giorni 15 massimo. Giorni. Eh, hai Zampano, adesso hai preso Mazzotto. Cioè, stiamo a parlare comunque di una discreta eh, turnazione. Poi è chiaro che se succede la, la catastrofe, rimani a corto, però fai la B, ti chiami Pescara. E non è che alla fine chi vai a prendere se no? Cioè, per prendere un Mazzotta, che è un giocatore ormai per la B assolutamente di livello, eh, poi non, non è che puoi prendere uno delle stesse caratteristiche con la stessa forza di Mazzotta, perché non ci viene a giocare, non viene a pescare, eh, che viene a fare, a cambiare l'aria, perché se le cose dovessero andare bene, cioè non ci dovessero essere infortuni, un eventuale quarto, quinto, il campo non lo vedrebbe mai e, e quindi è difficile portare, cioè non sei la Juventus che il mercoledì fai la Champions e quindi magari fai girare un po'. Non so se ho reso l'idea, questo è, la, è il mio eh, pensiero. Stavo andando su Facebook, eh, Luciano, sempre eh, sulla... Eh, vediamo un po', depositato Coda, ci sono un po' di commenti, eh, vediamo un po'... Non vado soltanto sulla diretta, eh, vediamo magari... Anzi no, vado sulla diretta, vado che è meglio. Eccolo qua, eh, vediamo un po' se, ci sono, se mi sono perso qualcosa, anche se al CIO mi sta mandando anche lui eh, delle... Eh, eh. Eh, abbiamo comprato buonasera a tutti. Ciao ragazzi, è il mio cognato, questo abbiamo letto. Eh, complimenti al Presidente Sebastiano Eccolo qua letta. un commento sulla diretta. Matteo Sborgia. Salve a tutti, volevo fare una semplice considerazione. Ma come mai il Pescara si riduce sempre l'ultimo giorno di mercato per concludere le operazioni? L'abbiamo detto prima. Lo hai letto? No, l'abbiamo detto prima. Ah. Però, la risposta, sì. È da un mese che dobbiamo prendere un difensore, ma ci riduciamo sempre l'ultimo momento, correndo il rischio di far saltare tutto per limiti eh, di tempo. Che ne pensate voi? Lo abbiamo Che comunque sì, va bene come osservazione, eh, caro Matteo, cioè l'abbiamo detto anche noi eh, però non è semplice muoversi sul mercato, lo dimostrano anche le altre società impegnate. Comunque, il difensore, questa volta possiamo dire, abbiamo passato dei mesi di gennaio sempre negativi appresso al mercato. Quest'anno, eh, per adesso, non è ancora finita. Eh, è andata bene nel senso che hai preso Mazzotta, hai preso Coda per la difesa, hai preso Pasquato. Me ne frego io, cioè, voglio dire, secondo me la squadra esce ulteriormente rinforzata. Ma la stessa squadra di prima, cioè è il Pescara che non perde nessuno, esce rinforzata con l'arrivo di tre giocatori, eh, due li conosciamo, Mazzotta e eh, Pasquato, il secondo soprattutto. Coda eh, non lo conosciamo, però sappiamo il suo passato, io credo che questo sia un mercato da, non so che voto si può dare, però se dovesse finire adesso, 7 a mezzo, 7 abbondante, cioè... Non... Avevamo richieste per tutti i nostri gioielli, non è andato via nessuno. Eh, restano, o dopo continuare a lavorare, buono per tutti, Paolo Volpe eh, che ci, ci saluta: complimenti trasmissione. Riguardo il mercato che lui dice molto positivo, io sono d'accordo con te. Io rinforzerei la squadra. Dice Paolo, con un alter ego di memusciai al centrocampo. Una, era, era una delle idee che balenava nella stanza dei bottoni del pescato, ecco, Lì sì, novità invece su Di Nicola? Di Nicola ad ora non ci risultano altre... Non è quelle eh, di Nicola, eh, ovviamente. Daniele, Daniel, Daniel. Eh, non risultano altre eh, telefonate, eh, sì telefonate, altre ah, eh, novità richieste, potrebbe essere qualcosa last minute, ma è un giocatore che è appena rientrato dalla eh, Reggiana. Mando è difficilmente siamo andrà in via... Diretta, eh? oh, buonasera, va bene, ecco. va bene, okay. ok, così, Prima non c'è risposto, quindi adesso lo, lo facciamo. Ti lascio a, a Luciano, abbiamo dato le ultimissime, abbiamo parlato con il Presidente Sebastiani, abbiamo dato le ultimissime, vediamo un po' Luciano che ti chiede. Allora Orlando, intanto buonasera... Eh, in... A meno che non hai notizie dell'ultimo secondo, perché abbiamo sentito poco fa Sebastiani, con te più che eh, dell'aspetto prettamente giornalistico del calciomercato, eh, ti chiedo un'opinione, fermo restando che eh, le operazioni siano concluse qua. Buonasera a te Luciano, buonasera a tutti. Intanto eh, beh, il mercato si è chiuso, quindi credo che sia, non ci siano colpi di scena della, della nottata delle ultime 2 tre ore Insomma, abbiamo saputo che il presidente Sebastiani stava lasciando Milano quindi probabilmente la scala chiude con le operazioni che conosciamo secondo me operazioni sì. eh, molto buone dal punto di vista sia tecnico che eh, dell'aspetto diciamo dell numerico dell'organico bianca-azzurro sono arrivati i giocatori di cui c'era bisogno in particolare probabilmente Coda e Mazzotta che sono eh, i due ruoli ancora scoperti che servivano assolutamente a Roddo Coda è un giocatore che va recuperato dal punto di vista fisico non è prontissimo probabilmente eh, ma l'esperienza parla per lui e soprattutto eh, le condizioni attuali dal punto di vista eh, fisico dopo questo intervento ben riuscito che ha fatto in autunno al ginocchio e il le ultime apparizioni con la Samp che ne testimoniano ovviamente il completo recupero. Poi Mazzotta è un giocatore assolutamente di grande affidamento, io sono molto soddisfatto personalmente di questo ritorno perché è un giocatore che a Crotone due anni fa è stato protagonista di un'annata fantastica, l'ho anche eh, già sentito telefonicamente qualche ora fa, è un giocatore che ha molto entusiasmo, che ha molta voglia soprattutto perché mi ha detto nei miei sei mesi nell'anno di Di Francesco non avevo potuto far vedere ai pescaresi quello, che, eh, mm. mi ritengo, quello di cui mi ritengo capace, adesso dopo un po' di esperienza in più e con questo nuovo contratto ho veramente molta voglia di dimostrare tutto il mio valore anche a questa piazza così ambiziosa e poi ovviamente Pasquato, un giocatore che ormai ha esperienza da vendere nella categoria, qui conosce il tecnico, conosce la piazza dove è un beniamino l'anno scorso fu trattato benissimo da tutti, ha segnato 7 gol e eh, torna per riprendersi anche lui quello che ci è sfuggito a Bologna. Perfetto, perfetto. Grazie Orlando. Orlando, grazie a voi. Grazie, ti Buon lavoro. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. Vi salutiamo Orlando D'Angelo della Gazzetta dello Sport e del messaggero ovviamente dorsale eh, abruzzese che segue le Pescara da vicino praticamente eh, quotidianamente. Poi? Direi chiusura. che siamo in chiusura. Andiamo. Ricapitoliamo velocemente perché, proprio in chiusura, lo dobbiamo fare. Magari. Allora, ah. in entrata fatta eh, per Pasquato, Coda eh, e Mazzotta, eh, tutti e tre eh, acquisti confermati da Sebastiani nel nostro eh, certo. collegamento, in uscita. Certo, Valoti che va a, eh, a Livorno, via Verona. Ci sono ancora in ballo Forte e Cappelluzzo che andranno a giocare. Eh, Forte di proprietà del Pescara, Entella eh, potrebbe prenderlo in prestito. Ma occhio anche al Teramo: è un'operazione last minute. Cappelluzzo, eh, proprietà eh, Verona, probabilmente tornerà alla casa madre per essere girato. Anche questa, ovviamente, operazione entro il gong delle ore 23 l'abbiamo dette praticamente tutte. Eh, vi rimandiamo, eh, però, ovviamente al sito eh, pescarasport 24it eh, alle pagine Facebook e quant'altro. Fino alle 24, aggiorniamo su ogni minima novità in entrata e in uscita. Potrebbero esserci, nel ne lo caso sappiamo. ci saranno. Quindi, insomma, vi rimandiamo al, al sito. Crediamo che, però, ciò che Doveva succedere, praticamente è successo e siamo stati fortunati nel, eh, anche in questa scelta oraria nell'imbroccare quello che... Eh, praticamente si stava quagliando proprio in questi istanti dall'ufficializzazione eh, di Coda a quella di mh, Pasquato mazzotta eh, mh, quindi va benissimo così abbiamo ascoltato il parere di alcuni colleghi abbiamo ascoltato il presidente Sebastiani meglio di così credo che non potesse andare ci avete seguiti in tantissimi in tantissimi avete commentato e questo ci fa piacere vorrà dire che ogni lunedì 18, 18 e 3, vediamo se dobbiamo cambiare l'orario perché qualcuno dice che non è eh, il migliore, dei, non è propriamente dei... il migliore quindi magari lo cambieremo e chissà poi se la cavalcata dovesse continuare noi mettiamo la quinta, acceleriamo pure noi la sesta e qualche altra eh, diretta la facciamo in un, non lo so, che andiamo un altro giorno non lo so, insomma, sempre un po' con lo stile nostro, è eh, un po' Non ingessato. Eh, ecco un po' quascone, un po' differente da non che gli altri siano meno bravi, eh, ci mancherebbe altro, no, no. anzi, è soltanto una questione proprio di, di stile, questo che ci piace portare avanti e che sembra sta portando risultati anche importanti al, al sito. Ringraziamo Alceo ringraziamo Alceo ceo Tontodonati, Loris Bennato, Mauro Di Matteo, Massimo Lupacchini e soprattutto sono voi rapa, che ci seguite. Sono rapa. Soprattutto voi che ci seguite Pescara Sport 24 per tutti gli aggiornamenti e che li lasciamo con i gol eh, di domenica. Gli vogliamo far rivedere i gol. Eh della vittoria sul Bari agli amici e perché no? Perché no? Perché anche questi sono stati, come è stato un altro sabato di quelli, detto domenica perché è l'abitudine, un altro sabato di quelli che rimarranno alla storia. Vi lasciamo agli highlights della partita di sabato, appuntamento per noi a lunedì prossimo per Sport Continua, sempre H24.